Buonasera, benvenuti a Foyer, la nostra rubrica dedicata al teatro. Oggi andiamo al Teatro 7 per presentare la stagione 2014-2015. Lo facciamo insieme a Beatrice Fazzi, bentornata a Foyer, Buonasera, buonasera a tutti. e a Andrea Martella. Buonasera. E allora, Beatrice, che stagione sarà quella di quest'anno per il Teatro 7? Tu sarai protagonista a dicembre. Sì, è una stagione scoppiettante. Io davvero, l'ho detto anche prima di entrare in studio, mai come quest'anno mi abbonerei al Teatro 7 perché siamo stati a fare la conferenza stampa e hanno presentato tutti questi artisti i loro spettacoli ed è veramente, ce n'è per tutti i gusti. Si ride, si riflette, come piace a Michele La Ginestra, il nostro direttore. E veramente vale la pena esserci. Io sono felice di far parte di questa squadra. Andrea, Mai. velocemente vogliamo scorrere il cartellone. Il tema centrale è l'amicizia, se non erro, no? È Sì, diciamo che il Mi filo conduttore. Michele riesce sempre a creare una squadra di persone, di professionisti che di fondo collaborano, come ha detto Beatrice, con una capacità di sintesi meravigliosa, proprio in amicizia alla riuscita di questa stagione. E anche quest'anno devo dire che ha fatto un cartellone niente male, in cui ci sono nomi importantissimi. Ovviamente Michele che fa due spettacoli da attore. Mi hanno rimasto solo 10 anni dopo e La matematica dell'amore, che è Radice di due, in realtà è uno spettacolo che ha girato per 6 anni con Eddie Angelillo, e poi fa una regia proprio nello spettacolo con Beatrice, del quale immagino vi parlerà lei, ma Massimo Vermeuller, che viene a fare il Un grande del Pellegrino, teatro romano, del grandissimo, teatro in genere. non vediamo proprio l'ora tutti quanti di vederlo sul palco del Teatro 7, uno spettacolo in cui credo faccia qualcosa come 26 personaggi da solo in scena, quindi una cosa spettacolare. Roberta Garzia, Massimiliano Vado, Federica Cifola, Barbara Foria, Giulia Ricciardi, Sergio Zecca, Marco Zadra, che farà Rumori fuori scena, un grande Un classico. classico che insomma però è sempre d'attualità. Assolutamente sì, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Cambiano magari i Panicozzo. punti di vista, però poi no? Il tema centrale stupisce sempre, no? Sì, È diciamo così, Beatrice? Sì, infatti sono curiosissima di vederlo perché lo vidi tantissimi anni fa, ma sono incuriosita dalla messa in scena che ne farà Marco Zadra perché sembra proprio il regista adatto a mettere in scena Rumori fuori scena. Parlando con voi attori, si dice sempre Rumori fuori scena è una macchina perfetta, Sì. perché? Eh beh, perché comunque cioè, tu entri, esci, puoi vedere ciò che accade dietro le quinte, è sconvolgente perché vengono svelati anche quelli che sono i trucchi che rendono magico uno spolo. Io ricordo che ad un certo punto non riuscivo a capire che cosa stesse accadendo, ero talmente veloce, cambio, poi gli attori devono essere velocissimi, bravissimi, molto interessante. Andrea, ti ho bloccato quindi mentre raccontavi No, insomma la figurati. stagione. Diciamo che tu hai detto che il tema principale è l'amicizia, e questo sicuramente nella squadra che ha formato Michele è vero. Per quello che riguarda il tipo di spettacolo, il Teatro 7 rimane un teatro che punta sulla comicità, su spettacoli brillanti, come ha detto Beatrice, in cui c'è anche un po' di riflessione, ma di fondo è un posto dove si viene per passare una serata serena, tranquilla, allegra, in un posto familiare. In cui si sta proprio bene, Sì. ecco. Beatrice, tra l'altro la platea è molto vicina al palcoscenico. Cosa significa questo per un attore, per un'attrice? Significa stare insieme, riuscire a coinvolgere ancora di più con l'emozione il pubblico. Non c'è, cioè, la quarta parete devi proprio tenere ben presente che sia lì. Tutta un'altra storia, no? Rispetto alla televisione, se vogliamo. Sì, assolutamente. A parte che lì per lì in teatro e in un teatro così di questa grandezza, maggiormente senti il fiato, il respiro, senti la Anche il risata che sta commento, penso, arrivando. ogni A volte tanto, anche no? come le persone anziane sono spettacolari, uno spettacolo nello spettacolo, vale la pena e ogni sera è diverso e a volte si riesce anche a dare un ritmo a seconda proprio diverso a seconda delle persone che sono in sala. E Rimangono rispetto coinvolte Sì, spesso. ma poi dopo continuo. Per esempio, la cosa più bella che mi sia capitata è che una sera in cui l'anno scorso rifacevamo, ti posso spiegare, con Michele lì al Teatro Tra l'altro 7, scorrono le immagini proprio di quello spettacolo. esatto, c'era mio marito in sala ed uno degli spettatori proprio a lui chiese: "Ma La Ginestra e Fazzi sono proprio marito e moglie?" Perché sono proprio marito e moglie. Mio marito: "No, guardi, le assicuro
assicuro di no, perché quella moglie è mia moglie. Abbiamo invece rischiato il caso, la litigata a casa. No, ma loro sono amici, si conoscono. Sì, invece appunto rispetto alla televisione è tutta un'altra cosa. Ogni tipo di mezzo espressivo in questo lavoro bellissimo ha il suo fascino. Io sinceramente preferisco lavorare in teatro. Michele, tra l'altro, no Michele scusa, ovviamente, Andrea. Michele Laginese è direttore artistico. Andrea, tra l'altro voi portate avanti con Michele dei laboratori teatrali ed è un modo anche per avvicinare il pubblico a questo mondo magico. Sì, sono ormai molti anni che va avanti questo progetto di laboratorio teatrale al Teatro 7, la direzione artistica anche quest'anno è di Sergio Azzecca. Sono laboratori aperti a tutti, quindi noi diciamo dal professionista all'amatore, quindi a tutti i livelli, anche il dilettante che non ha mai recitato, che magari ha la passione per il teatro e vorrebbe scoprire com'è recitare su un palcoscenico o anche solo capire che tipo di lavoro fa l'attore, di lavoro su se stesso, no? Come si costruisce un personaggio, come al di là dell'imparare a memoria una cosa c'è dietro recitare un testo, e questo è un modo per farlo conoscere anche appunto alle persone che non l'hanno mai fatto. Sono laboratori aperti a tutti quanti, per tutti i livelli. Per tutte le... E non è escluso che poi chi comincia così a livello amatoriale si ritrovi a diventare un professionista, anche... perché poi succede che Michele abbia pescato dei talenti, perché anche un talent scout, il mio amico Michele. Ciao Michele. Non abbiamo parlato però, Beatrice, del tuo spettacolo, Parzialmente Stremate. Sarete in scena dal 2 al 21 dicembre. Sì. Insomma, parzialmente. Di cosa... Allora, io stasera penso sono. Che si riderà. Io stasera sono totalmente stremata, devo dire la verità. Però questo spettacolo nasce anche questo da un sentimento d'amicizia profondissimo che lega me e l'autrice Giulia Ricciardi. E l'ho proprio spinta a scrivere un testo nuovo. Lei è una comica strepitosa, bravissima, e le ho chiesto proprio: dai, facciamo una cosa, quattro donne, come altre volte ci è capitato di essere in scena insieme, e abbiamo coinvolto appunto anche Federica Cifola e Barbara Foria, e il testo è, io ho già avuto modo di leggerlo, è pieno di battute ed è una fotografia di queste noi povere ultra quarantenni che fatichiamo a rimanere insomma al passo con i tempi, ciascuna con le proprie dimensioni familiari, situazioni, complicazioni, per le quali tu ti ritrovi a un certo punto a dire nella tua vita: io sono stremata, tu parzialmente, insomma, così va avanti, è molto divertente. Si ride, però poi magari, no, si riflette anche sulle difficoltà di questo periodo storico, soprattutto per le donne, insomma, è difficile coniugare il lavoro e la famiglia. Esatto, è proprio questo il problema. A volte dicevamo anche in macchina con Andrea venendo qui, passi delle giornate a girare, fare tante cose e arrivi a fine serata che in realtà... non hai fatto niente, perché tutto quello che avevi cucinato se lo so già mangiato, il frigo è un'altra volta vuoto, i panni sono di nuovo sporchi da lavare, e questo per una che è anche madre e quindi soprattutto vive la famiglia. In più, durante la giornata, mentre facevi tutte queste cose, dovevi anche stare a rispondere alle mail, a telefonare, a concordare la venuta a Teleroma 56 alle 7.45, che è un orario tremendo. Infatti voi non lo sapete, ma i miei figli sono qui fuori che mi aspettano, perché... Aspettano la mamma per andare, sì, perché a cena. La tata aveva la febbre e quindi me li sono dovuti portare. Cioè, imprevisti familiari. Sti risvolti familiari. E contro lo stress che ti può dare questa città, del quale ha appena parlato Beatrice Fazzi, venite al Teatro 7 ogni tanto a passare una bella serata. E magari a riflettere, no, sulla vita, per capire che i problemi di ognuno poi sono sempre gli stessi. Sì. Andrea, si lavora anche, il Teatro 7 lavora anche per i bambini, no? Ci sono degli spettacoli proprio per i più piccoli ed è importante educarli subito al, sì, teatro. Sì, e ci crediamo tantissimo. Abbiamo sempre la sala piena ogni sabato pomeriggio alle 17.30 e nel Teatro 7 diventa praticamente una cosa a metà fra un asilo e una scuola, sì, elementare. Bambini dai
3 anni fino ai 10 anni, 11 anni, che vengono a vedere spettacoli pensati e scritti esattamente per loro, una stagione che inizia proprio sabato questo, noi lo chiamiamo il sabato pomeriggio in famiglia, perché poi molti di questi spettacoli a volte li scrive lo stesso Michele, e quindi potete immaginare che magari sono spettacoli creati un po' per tutta la famiglia, cioè la nostra idea è far ridere i bambini, ma non far rompere le scatole ai genitori che si devono vedere lo spettacolo per bambini. No, ma infatti il problema è che spesso trovi genitori che col cavolo che lasciano il posto ai bambini, se c'è una lista d'attesa e magari sai c'è tanta affluenza, io ho visto scene di questo tipo, mamme pregare altre mamme, la prego signora lascia entrare il bambino da solo così a posto suo entra mio figlio. No, non c'è stato, ma io lo spettacolo me lo voglio vedere, cioè, robe di questo genere. Sì, sì, e devo dire che insomma siamo diventati forti su Roma, eh? Siamo credo cresce, uno dei primi teatri per quello che riguarda anche gli spettacoli. Una realtà culturale che cresce, ecco anche questo, no? un segno in controtendenza, poi attraverso il teatro si può fare anche impresa, lo sai, testimoni voi, ma anche altre realtà a Roma, pensa ad esempio... non so, al Golden, per dire un'altra realtà importante. È così, bisogna investire sulla cultura, no Beatrice? È certo, rende, ma non rende soltanto in termini economici, rende in termini di bene comune, perché tu educando al teatro educhi alla civiltà, educhi le persone a stare insieme, alla bellezza, all'arte, eleva lo spirito e soprattutto ti dà un'iniezione di fiducia, perché vedere delle persone che si mettono tutte d'accordo per fare la stessa cosa nello stesso momento, cioè lo spettacolo teatrale è una magia incredibile, veramente insegna la vita. E quindi io... Beatrice, infatti... tu scommetti sul teatro, nonostante no, poi la televisione ti ha dato più luce ovviamente, come purtroppo è, sì, è sì. Così no? Nella realtà delle cose. Però quest'anno riesce a fare tanto teatro a Roma, non soltanto al Teatro 7, è così? Sì, è vero, perché poi sarò in scena anche al Teatro dei Servi con Fabrizio Giannini, ma la regia la dovrebbe fare sempre Michela Ginestra. E poi sarò al Teatro della Cometa ad aprile, dove riprenderò per il terzo anno lo spettacolo che ho fatto con Michele, sembra quest'anno torna sempre, è incredibile, Michele, ci sposiamo, io e Michele la Ginestra. Salutiamo. Infatti è un affezionato qui di Foyer. Sì. E quindi al Teatro tornerò. La Cometa, sì, un debutto in un teatro insomma storico di Roma, con un passato non glorioso l'ora. E un presente altrettanto glorioso. Sì, infatti finalmente dopo i miei 40 anni, perché ne ho 42, debutterò al Teatro della Cometa e sono contenta, perché l'ho sempre guardato come un piccolo punto d'arrivo, una bomboniera. Con un foyer, tra l'altro, delizioso. Giusto, appunto, con meraviglioso, la musica. Uno dei migliori, dei più belli, sì, sì. Dei foyer più belli, insomma, di Roma. È vero. Andrea, in chiusura chiedo a te, a Beatrice, insomma, di invitare i nostri amici agli spettacoli, alla stagione del Teatro 7. È molto semplice, il Teatro 7 è un teatro in questo senso, direbbero i cubani particular, cioè un po' particolare, nel senso che c'è la serietà di un teatro che, come hai detto te, fa anche impresa, quindi lavora sulla cultura, con il rispetto verso il linguaggio teatro, ma c'è anche un atteggiamento molto familiare di chi ci lavora dentro, siamo realmente tutti amici fra di noi, sembra una cosa incredibile, si possa essere amici quando si lavora, ma è così, trovi persone sorridenti, si può fare un aperitivo all'entrata, è proprio un posto veramente che va conosciuto, fra l'altro se ho 30 secondi, il Teatro 7 è anche una onlus, una cosa molto importante, il Teatro 7 Solidarietà Onlus è un'associazione che si occupa... Hai fatto bene a ricordarlo. Da tempo nasce come un'associazione che si occupa di adozione a distanza attraverso una missione in Mozambico, in realtà oggi è diventata una onlus che collabora anche con altre onlus, molte delle date degli spettacoli che noi facciamo vengono dedicate a delle onlus collaboratrici con noi, per cui l'incasso di quella serata viene devoluto per aiutare magari altre onlus a crescere nei loro progetti, quindi è un teatro che sta, come dire, attento anche a queste cose, al modo di fare teatro, impresa, ma anche pensando che ci può essere qualcuno che forse puoi aiutare attraverso la cultura. Beatrice, a come te le conclusioni.
Come si fa a non amare il Teatro Sette? Io, lo vedete, sono rapita da questo posto. Sono, ormai ho messo le radici, ci ho messo casa. Tra l'altro, appunto, c'è la possibilità di fare questo aperitivo con delle cose veramente preparate, homemade. Vai lì e stai a casa. Stai slow a casa, food. Slow food, il vino buono. Perfetto, io tutta la vita lavorerei al Teatro Sette. E infatti. E allora, grazie a Beatrice Fazzi, grazie a Andrea Martello, io vi aspetto qui per i prossimi progetti teatrali per parlarne a Foyer. È tutto per quanto ci riguarda, dopo la pubblicità, tutte le notizie sul calcio con Calcio News.